Benvenuti a Made in Italy, viaggio tra i prodotti alimentari di massa. Sigla. Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Made in Italy. Questa sera parleremo di alimentazione di massa e lo facciamo con due ospiti di eccezione. Innanzitutto ringrazio per aver accettato il nostro invito il dottor Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant'Anna. Buonasera dottore. Grazie a Renato Trevisan per aver accettato il nostro invito. Grazie ovviamente anche a Gianluca Orru. Alimentazione di massa, allora Gianluca, che cosa si intende per questa definizione? Beh, siamo stati spesso abituati negli ultimi tempi con la crescita esponenziale di Italy come iniziativa imprenditoriale che non possiamo fare altro che lodare grandemente, così come parimenti lodiamo Slow Food, tutto questo percorso di recupero delle tradizioni alimentari ed agroalimentari. Non possiamo però fare a meno di notare che la maggior parte degli italiani, così come la maggior parte delle persone di questo mondo, non si nutrono attraverso prodotti di nicchia realizzati in piccole quantità e peraltro anche un pochettino più costose, sensibilmente più costose rispetto ai prodotti che troviamo nel supermercato. E quindi abbiamo voluto fare un viaggio nei prodotti alimentari di massa, nella cosiddetta alimentazione di massa, partendo dall'acqua, quindi con Sant'Anna, per passare attraverso anche al pane, ai grissini, insomma agli alimenti più di base, pane e acqua potremmo quasi dire, quindi lavorando proprio sul livello più di base dell'alimentazione che c'è, per capire se effettivamente la qualità alimentare è deputata e quindi dedicata soltanto a quelli che sono i prodotti di nicchia, come possono essere quelli che propongono Slow Food e Italy, o invece se la qualità risiede anche nei prodotti che noi troviamo tradizionalmente in tutti i supermercati quando andiamo a fare la spesa, quindi nel pane, nella pasta, prodotti per la grande massa della gente. Cercheremo di scoprire proprio questo. Allora, Renato Trevisan, allora parliamo di prodotti da forno che producete voi. La prima domanda che volevo farle è questa: quanto è difficile coniugare la qualità del prodotto e la quantità della produzione, della vostra produzione? Ma guardi, la qualità è la base del nostro credo, no? Diciamo. È importante mantenerla, usare sempre le materie prime, che è la cosa, è la base di tutto, no? Usando le materie prime si raggiungono veramente i prodotti e si ottengono delle qualità migliori. E poi il prezzo lo puoi usare solo una volta sul mercato per i consumatori, però poi se non mantieni questa qualità a lunga durata il consumatore smette di acquistare. Noi anche per mantenere queste qualità, siccome ci adoperiamo di partner, tanto per dare un esempio, nella Sardegna, noi abbiamo i saviardi sardi, li facciamo produrre proprio nel cuore della Sardegna, tanto, oppure il pane Carasau, lo facciamo proprio produrre e quindi queste aziende sono partner nostre dove operiamo e collaboriamo con tutte le materie prime del luogo, ecco, del posto, e portiamo avanti veramente un discorso che poi il consumatore, usando proprio i prodotti o anche i taralli, quindi non li facciamo qui in Piemonte, li facciamo giù in Puglia, li facciamo fare da un nostro partner e poi li distribuiamo nella nostra clientela e quindi la qualità sicuramente poi paga. Qualità e quantità è un binomio che viaggia sullo stesso livello? Sì, sicuramente l'idea di Sant'Anna è nata proprio con questo obiettivo, cioè riuscire a fare più quantità possibile per riuscire a sopportare i costi della qualità, che sono i costi più importanti quando si cerca di gestire un'azienda, per cui senza quantità non si può avere sicuramente la qualità nel nostro campo. Ecco, i vostri controlli saranno molto rigidi per la qualità appunto dell'acqua.
Penso che la qualità, proprio noi, la cosa importante è la difesa del marchio, e il marchio che noi poniamo su questa bottiglia vuol dire che noi garantiamo la qualità, e siccome i problemi normalmente vengono anche quando non li cerchi, bisogna cercare di minimizzare al massimo quelli che potrebbero essere i problemi che potrebbero scaturire, ma anche per errore, e ridurre gli errori. Gli errori si riducono grazie al far qualità. Qualità è una bella parola che tutti noi diciamo, che tutti noi cerchiamo di interpretare a nostro modo, e ogni settore della nostra azienda punta a degli obiettivi di qualità, dall'operaio a colui che lo segue, alla pulizia, alla logistica, a tutte le fasi della produzione, e solo questo ci permette fino ad oggi di non aver sbagliato e di avere un prodotto di eccelsa qualità. Beh, una cosa sicuramente l'abbiamo capita, il segreto di queste due imprese sicuramente è produrre con prodotti che vengono dal territorio. Da una parte la Trevisan Dolciaria, che disloca attraverso i partner varie zone, vari stabilimenti produttivi per produrre le specialità del luogo, in questo caso specialità da forno come i taralli, come il pane carasau in diversi luoghi d'Italia. Dall'altra la sorgente fonte di Vinadio, che è quella da cui scaturisce l'acqua che poi viene imbottigliata ed entra in tutte le nostre case. Quindi da una parte uno dei primissimi segreti l'abbiamo scoperto, l'altro io ne sono convinto, ma poi questa è una domanda che giro immediatamente ai nostri ospiti, è la tecnologia di produzione, la qualità dell'impiantistica realizzata nella fabbrica che poi produce questi beni. Ecco, queste sono due imprese che immagino investano molti molti soldi ogni anno nell'innovazione tecnologica e nella qualità. Dottor Bertone, mi sbaglio? Sì, è riconosciuto in Sant'Anna che la tecnologia è la cosa fondamentale, perché la tecnologia dà maggiore qualità al prodotto. Pensiamo a un rubinetto meccanico rispetto a uno elettronico con cui noi utilizziamo, a volte è troppo per imbottigliare, diciamo, l'acqua minerale, ma poi utilizziamo, diciamo, tanti tipi di tecnologie che a volte sono fin superiore a quello che è la tecnologia che si potrebbe lavorare, ma questo permette di non sbagliare, di non avere errori e avere una rintracciabilità puntuale per ogni bottiglia, per cui riusciamo a capire per ogni bottiglia con che materiale è stato prodotto e rintracciarlo dove l'abbiamo venduto, per eventualmente, speriamo di no, di richiamarlo, per una sicurezza per il consumatore. Quindi immagino, prima dicevamo, Mimmo, ti ricordi, fuori onda, ovviamente i nostri telespettatori non possono sapere quello che succede, però parlavamo con il dottor Trevisan, l'azienda, la sua azienda, e lui come imprenditore ci tiene particolarmente all'innovazione. Ecco, l'innovare gli stabilimenti e gli impianti per voi vuol dire anche non soltanto produrre di più, ma produrre meglio. Produrre meglio, quest'anno abbiamo anche veramente investito 2.800.000, non è poco, per prepararci con dei packaging nuovi. Abbiamo fatto dei restauri tutta la confezione, e ci siamo presentati adesso alla Fiera di Colonia, alla Nuga, proprio il mese scorso. Con questo nuovo packaging abbiamo avuto veramente degli ottimi risultati, e, insomma, abbiamo visto molto interesse. Già noi esportiamo il 3% del nostro fatturato, speriamo quest'anno, avendo fatto questo investimento, di raddoppiarlo. Ecco. Dobbiamo fermarci un attimo, torniamo tra poco per approfondire ancora l'argomento.